Presidente Alessio Tombesi, 10 anni di attività, dalla regione lassù in alto, Serie A 2, sfiorata la Serie A 1, insomma un percorso pazzesco. Beh, se noi diciamo che 10 anni abbiamo fatto veramente dei grandi campionati, da considerare che su 10 anni di attività sì, ne sono del nazionale, quindi quest'anno svolgiamo il 6° campionato di nazionale, il 4° di A2. Tra mille difficoltà che comunque gli ultimi anni abbiamo avuto veramente tanti problemi a livello di gestione, anche per causa purtroppo di questo Covid. Però siamo riusciti a fare tanto, l'unico rammarico è che purtroppo non siamo stati bravi a trasmettere interesse e passione a questa città per questo sport. Qui abbiamo avuto qualche pecca, probabilmente, ripeto, sicuramente la colpa è anche nostra. Però sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più, anzi molto di più da questa città, e purtroppo non l'abbiamo avuto, è inutile che ci nascondiamo, ne prendiamo atto, andiamo avanti con la nostra passione, con la nostra voglia e soprattutto con nessun interesse né economico e né di altre cose. Hai fatto bene a ricordare che la Tombesi ha portato il nome di Ortona, ma anche di una fetta abbondante d'Abruzzo in giro per l'Italia. Alessio, è chiaro che le ambizioni sono ridimensionate, ci sta anche per il periodo, però avete fatto, messo su una squadretta niente male di tante volontà giovanili, nel senso che ci sono tanti ragazzi a dare forza a questa nuova squadra, allenata, lo ricordiamo ancora una volta, da Daniele Di Vittorio. Sì, quest'anno diciamo che apriamo un nuovo ciclo, lo abbiamo fatto anche per ragioni economiche, non mi nascondo neanche a dirlo, però purtroppo siamo dovuti ridimensionali, apriamo un nuovo ciclo, contatti con una squadra molto molto giovane, con elementi che provengono dal nostro settore giovanile e soprattutto con ragazzi che si affacciano anche per la prima volta in Italia, provenienti dalla Spagna. Anche per loro sicuramente il primo impatto sarà difficile, però io penso, sono molto fiducioso di aver costruito una squadra di ragazzi vogliosi di lottare. Sicuramente siamo capitati in un girone molto difficile dove ci sono tantissime squadre che lottano per vincere, però noi daremo filo da torcere a tutti quanti.